Ed eccoci qui a un nuovo video di AVR per quello che riguarda i qui che presenti i sussidi. Oggi veniamo a presentare un'applicazione che si chiama Auxo e che rende migliore il controllo del multitasking. L'applicazione non inserisce nessuna icona all'interno delle home del nostro iPhone, ma una semplice voce all'interno del menu impostazioni. Eccolo qui, come potete vederlo, è Auxo. Vediamo cosa ci presenta. La prima voce ovviamente user guide in inglese per capire un attimino quello che può fare l'applicazione, informazioni ovviamente su chi ha realizzato questo tweak e eventuale supporto. Voce ci interessa maggiormente ovviamente al configuration. Qui abbiamo la possibilità di andare a settare quali toggles utilizzare per visualizzare, quindi AirPlay Mode, Action Lock e l'ordine, ovviamente io le ho cambiate rispetto a quello che è di default e quelli non da visualizzare. Parlando di multitasking, ed essendo evoluto, questa applicazione permette anche di chiudere tutte le applicazioni contemporaneamente, con o senza richiesta, decidere tramite il Do Not Close quali applicazioni non devono essere chiuse quando andiamo a chiuderle tutte contemporaneamente, ma anche a chiedere se chiuderle oppure no, quindi lasciarle sempre attive. E poi il current playing app per anche in questo caso per decidere se lasciarlo attivo oppure no. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta Auxo e cosa permette di fare, soprattutto cosa ci fa visualizzare. Quindi abbassiamo la schermata home, doppio tap per visualizzare il multitasking ed ecco qui quello che ci propone. Già lo potete vedere velocemente. Questa applicazione innanzitutto mette delle anteprime, come potete vedere, delle varie applicazioni. Per chiudere tutte le applicazioni contemporaneamente basterà tenere premuta una qualsiasi applicazione, poi lo vedremo, ma per chiuderne una semplice soltanto basterà semplicemente fare uno swipe verso il basso dell'applicazione stessa. Quindi andiamo a chiudere ad esempio Meteo, quindi swipe verso il basso ed ecco qui che questa è chiusa. Andiamo a vedere cosa ci permette di fare però. Allora, sulla sinistra, primo swipe verso sinistra, come si predefinito, abbiamo la possibilità dei controlli del settore della musica, dove abbiamo le informazioni ovviamente del cantante, del titolo e dell'album, l'artwork, la miniatura quindi dell'immagine, controllo del volume, controlli di riproduzione. Swipe ancora a sinistra, abbiamo controllo della luminosità, controllo del replay e i famosi toggles. Qui abbiamo quindi vari pulsanti di accesso veloce, potremo andare a spostare, a configurare quali che vogliamo dalla sezione appunto di impostazioni che abbiamo visto prima. Ad esempio possiamo postarlo in AirPlay Mode, blocco della rotazione, Wi-Fi, molto utile questa icona che vi sto segnalando che abilita l'accensione del flash LED, quindi in modalità torcia, Bluetooth, 3G, suono, l'ultima, questa qui è l'hotspot e questa è il respring, quando dovessimo effettuare il respring del nostro telefono. Di default, come potete vedere, sono di 4 icone, ma se noi volessimo potremmo tranquillamente andarne ad inserirne 5 e fare in modo che queste iconcine appaiano prima del controllo musicale, quindi messo poi dopo sono diciamo preferenze ovviamente personali. Quindi andiamo a vedere come è stato modificato. Ecco qui che troviamo prima appunto questi controlli veloci e sono diventati 5. Swipe ancora verso sinistra e troveremo i controlli musicali. Quindi andiamo ad abbassare il nostro, tutta la nostra home e andiamo a vedere quindi come fare per chiudere tutte le applicazioni contemporaneamente. Basterà tenerne premuta una e dopo qualche secondo ecco qui che tutte le applicazioni sono state chiuse. Vi ricordo che quindi l'applicazione Auxo serve per implementare nuove funzioni all'interno del multitasking nativo di Apple, che comunque vi consigliamo se volete comunque dare nuove funzioni al multitasking e avere anche delle preview molto interessanti delle varie applicazioni. Detto questo, non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!